Ciao a tutti, bentornati e bentrovati nel mio canale, il canale di Terry. Lo so, non sono sparita, ma purtroppo, non purtroppo, ho avuto diversi impegni familiari e adesso ci ricominciamo a mettere di nuovo in carreggiata. Sono mancata per un bel po' dal canale, ma ci sono stati dei motivi importante. Allora, sono rientrata da poco. Siamo stati a Latina, vicino Roma, dove mio figlio ha iniziato il primo anno di università. Quindi siamo stati fuori per andare a dare un'occhiata dove il ragazzo andrà ad abitare e dare magari una sistematina. Certo è che ero a Latina, ho fatto anche una puntatina su Roma, anche se per poco, perché sono andata ad acquistare del materiale creativo che adesso vi faccio vedere e spero che vi fa anche piacere. Allora, penso che alcune di voi creative conosceranno, scusatemi se mi sposto perché ho qua il sacchettino con il materiale, conosceranno il posto dove sono andata a comprare queste cosine, che è in via Napoleone III, a Roma. Ma vi dirò una cosa che ormai rispetto a tanti anni prima, i negozi sono di questo genere, sono proprio uno attaccato all'altro, ce n'è tantissimi. Io infatti sono stata là, ma sono stata anche in un altro negozietto dove c'erano anche delle cose molto belline. Allora, mi giro e vado a prendere, scusatemi se faccio rumore, il materiale che ho comprato e vi faccio vedere. E allora, per cominciare, ecco che qualcosa mi è caduta, vi faccio vedere questi qua che sono i chiodini che noi di solito usiamo per le creazioni ed è un sacchettino bello grande. Poi ho comprato queste mattonelline che sono in ceramica, adesso vi faccio vedere, che sono 5 coppie. Eccole, queste sono per realizzare vedete, i miei progetti con le ceramiche, a tema siciliano. E sono molto belle, ce n'erano diverse, però a me sono piaciute particolarmente questi qua con i colori, del rosso, del blu, del giallo, e sono molto, devo dire, molto belline. Poi questi qua sono molto particolari, infatti ho preso questo pacchetto, vedete, con quel prezzo che voi vedete sul pacchetto è la metà, il 50%. Questi sono dipinti, sono dei capo dipinti a mano. Adesso ve li faccio vedere pian piano perché sono in metallo e poi sono dipinti. Questi qua che sono la coppia dei cactus e di questi ce n'è uno in più. Poi ci sono questi qua proprio con il carretto siciliano, vi faccio vedere proprio in dettaglio. Vedete il vulcano, l'Etna, molto molto carini, mi sono piaciuti tantissimo. Di questi proprio ce n'è un'altra coppia, quindi sono tre. Poi abbiamo questi qua che sono con il Vesuvio, quindi Napoli. Vedete? Questo, se non erro, dovrebbe essere Pulcinella con la pizza. Ecco, carini anche questi. E poi questi qua, peccato che ce ne sono un paio, questi qua con i limoni che sono molto carini. Ecco. Ok, magari li metto nella busta così se non fa riempire qua tutto lo spazio dove vi devo far vedere le altre cose. Ok, poi sempre a tema siciliano. Ho trovato queste 7,50 euro, 10 pezzi. Vediamo se me lo metto a fuoco. Ecco. E queste sono la Trinacria. Ecco, vedete? Non so ancora come li andrò a decorare, però intanto li ho presi e vediamo poi un po' che cosa ne uscirà fuori. Sono in zama questi. Poi questi li ho presi in un altro negozio
Poi ho preso, sempre riferendomi a questo tipo di base, gli ho chiesto se ce li aveva in, diciamo, in legno grezzo e li ho trovati e me li ha dati questi qua, che sono sempre per realizzare gli orecchini a tema siciliano e sono 30 pezzi dovrebbero, no, 50 pezzi, ecco qua, 50 pezzi. Ok, poi sempre da loro, sempre. Da loro ho preso il filo, questo qua che mi servirà, che è un bel rullo, mi servirà per realizzare i miei ciondoli all'uncinetto. Li ho preso così, questo grande, e di questo ho trovato solo un piccolino perché mi piaceva questo rosso con tutte queste, diciamo, argento, queste brillantine argentate, e mi piaceva e l'ho preso, anche se era piccolino, questo qua. Poi sempre da loro, comunque come prezzi un pochino si sono fatti monelli perché li hanno aumentato un bel po' i prezzi, eh. Poi ho preso queste basi che sono venute, mi sembra, 1,40 euro ciascuno, infatti tutto il pacchettino era 14 euro, mi sembrava un pochino eccessivo come prezzo. Ne ho presi tre per realizzare i braccialetti, che sono così, e poi all'estremità hanno questi qua dove poter attaccare le nostre creazioni. Questi tre. Poi ho preso questo filo di, loro li chiamano zirconi, però non so, penso che siano sì zirconi, sono belli, molto luminosi. E poi ho preso questi due fili di cipollotti. E non ne ho preso altri perché ne ho tanti. Ho preso questi due perché sono dei colori che io non ho. Ok, poi siamo stati in un altro negozio dove ho preso, adesso vi faccio vedere questi che sono molto bellini sempre, dove ho preso le monachelle, queste qua in color oro. Poi ho preso questi elementi che sono diciamo degli intermezzi tra una monachella tipo una goccia, ma ve li faccio vedere, sono in ottone, speriamo che non si fanno neri perché è un po' carucci, devo dire, un po' carucci, però una volta tanto si può fare. Eccoli qua. Mi è piaciuto questo colore. Le aveva in diverso colore, ma mi è piaciuto questo colore qua. Sono molto belle. E sono 5 coppie. E poi ho preso questi qua, che sono sempre gli elementi a forma Sicilia. Guardate che sono bellini questi qua con i limoni. Eccoli, e li ho presi così. Poi li ho presi così, che sono simili a quelli là, quadrati che vi ho fatto vedere. Poi li ho presi così. E li ho presi così. Li ho presi questi qua con i fichi d'India, il mare. E per ultimi questi qua. Sempre da loro, poi ho preso queste qua che io pensavo che erano delle catene, e invece sono delle catene, sì, però per gli occhiali, vedete? Però si possono fare anche tipo collane, perché ho visto che ci sono anche, vedete? Vedete, questi sono i gommini per gli occhiali e poi ci sono anche, diciamo, i due moschettoni per se uno vuole fare la collana. E l'ho preso in questo colore qua. Vediamo se mette a fuoco. E in questo colore che mi è piaciuto tanto tanto, vedete, che è un multicolor. Bello anche questi. Ok,
E questo, diciamo che tutto, non ho più niente. Il materiale che io ho comprato a Roma, sono stata in via Napoleone III. C'è da perdersi, ragazze, perché i negozi sono tantissimi e perché ha tanti bei soldini da spendere. Là si può fare tantissimo, diciamo, tantissimo shopping. Ecco, non mi veniva la frase. Ok, questo qua è tutto, ci vediamo prossimamente per qualche video tutorial. Ciao, un bacio a tutti, ciao ciao!